Ariosha! Finalmente, ma dov'eri finito? Gruscita! Credevo che ormai non arrivassi più. Siediti, vuoi del tè? Sì, grazie. È pronto da un'ora. Ci sono anche dei pasticcini, vuoi? No, no, grazie. I pasticcini? Ma lo sai che tuo fratello me li ha tirati dietro? Ah, sì? Sì. Abbiamo litigato un'altra volta. Gli ho detto che se non li voleva li avrei lasciati alla guardia. Si poteva sfamare con la sua cattiveria. Ogni volta che vado con i tibiani. Sempre per il polacco? Sì, è geloso del polacco, ti rendi conto? Dice che lo sto mantenendo soltanto perché ogni tanto gli mando qualcosina da mangiare col poveraccio, sia pure ammalato. Secondo me è Rakitin che lo inizia. Ma lo sai che prima, non appena sono uscita, io è entrato lui. Tu che dici, Rakitin? Lui ti ama, ma devi capire, domani c'è... il processo, lo so! E lui va a pensare al polacco. Quindi hai ragione tu. Prima della sentenza non si può decidere niente. Dopo, allora, deciderai tu da solo, però. Grazie, Alyosha. Ora devo andare. Fammi il segno della croce. Della croce che porterò domani. Ivan crede che io abbia ucciso. L'hai chiesto? No, non ne ho avuto il coraggio. Va, devi andare, vai. Ma lascia, guarda, devi dirmelo come se fossi davanti al Signore. Non credi che io abbia ucciso? No, non l'ho mai pensato, neanche per un minuto. Grazie. Finora non avevo avuto il coraggio di chiederti. Domani avrò più forza. Va, devi andare, vai. E cerca di voler bene di là. Non è stato mio fratello a uccidere. Oh, state calmo, lo so, è stato il vecchio Grigori. Grigori? Sì. Dunque, Dmitri Fyodorovich lo ha colpito. Lui è rimasto un po' disteso a terra, poi si è alzato, ha visto la porta aperta, è entrato in casa e ha colpito Fyodor Pavlovich. E perché l'avrebbe fatto? Perché anche lui aveva l'alterazione, poverino. Lui dice di no, ma come fa a ricordarsene? Sarebbe stato meglio comunque che fosse stato vostro fratello a compiere il delitto. Si sa che è più opportuno che sia un figlio ad uccidere il proprio padre che un servo qualunque. Non che io lo giustifichi, intendiamoci, però avendo l'alterazione l'avrebbe fatto non volendo. Poi, un tribunale assolvendolo dimostrerebbe grande umanità. Lui poi un giorno potrebbe diventare giudice di pace, magari in un'altra città. Però si sa che chi ha commesso un delitto o ha subito una disgrazia è un giudice poeco. A voi non vi importa niente di me. Io vi dico che non voglio essere felice e voi mi rispondete che un bambino sta morendo. Ma chissà quanti bambini stanno morendo in questo momento, io che cosa ci posso fare? Io non sono come voi, non sono capace di accogliere il peso delle disgrazie altrui. Io vorrei dare fuoco a questa casa! Lisa, forza! Il vostro problema è che avete troppo tempo libero, una vita troppo comoda, siete viziata, Lisa. Ah, sarebbe meglio essere poveri? Sì, forse sì, Lisa. Ma sentitelo, lasciamo stare tutto come sta, la mia ricchezza e la povertà altrui. Io mangerò cioccolatini. Non ne darò a nessuno. E io non credo che questo... Zitto, so già quello che mi volete dire. Che noia! Almeno se fossi povera potrei ammazzare qualcheduno, eh? Ah, veramente anche da ricchi si può uccidere. Ah, ho cambiato idea. Vi sposerò. Voi diventerete un contadino e io mi comprerò un cavallino. Vi annoio, eh? Perché non dico cose sante. Ditemi, Alexei, se commetto un peccato gravissimo, che cosa vi fanno all'altro mondo? Io credo che voi state confondendo il bene con il male. Forse a causa della malattia che avete avuto di noi. No, la malattia non c'entra. Io voglio fare del male, sento questo desiderio. E anche se voi mi disprezzate, questa è la verità. Ma io non vi disprezzo, Liz. Solo che a volte l'uomo ama il male. Tutti amano il male, e non solo per un attimo. Dicono che odiano il male, ma dentro lo amano da impazzire. Mi state distruggendo da sola. Avete sentito parlare di quel ragazzo che si è steso tra i binari e ha aspettato che gli passasse sopra il treno? Oh, lui sì che è un ragazzo fortunato. Ha un vostro fratello, che sarà condannato per omicidio e per questo tutti lo amano? Ma che dite? Lo amano perché ha ucciso. Dicono di no.
Dicono che è una cosa terribile, ma dentro lo amano da morire. Io sono la prima ad adorarlo per quello che ha fatto. Forse non avete tutti i torti. A volte la gente è quella più annoiata, disperata e terribilmente affascinata dal male. Ecco per questo. Non mentite mai. Non vi vergognate delle vostre idee. Stanotte ho fatto un sogno ridicolo. La mia stanza era piena di diavoli, stanno dappertutto e tentano di afferrarmi. Ma non appena stanno per riuscirci, io mi faccio il segno della croce e quelli scappano, ma non vanno via, rimangono dietro le porte. Allora a me mi viene una voglia fortissima di bestemmiare Dio e lo faccio. Allora quelli tutti contenti si riavvicinano di nuovo, io mi faccio il segno della croce e quelli riscappano. È divertente, vero? Niente affatto. È lo stesso sogno che ho fatto io. È stato mentendo. Due persone non possono fare lo stesso sogno. No, no, non sto mentendo, è lo stesso sogno. Alyosha, questa è una cosa della massima importanza. Non il sogno in sé, ma il fatto che voi avete fatto lo stesso sogno che ho fatto io. Non mi state mentendo, vero? Mi state dicendo la verità? È la verità, Liz. Alyosha, io vorrei... Alyosha, vi prego, saltate. A nessun altro avrei potuto dire ciò che ho detto. Perché io ho detto la verità. Io non voglio più vivere. Tutto mi disgusta, tutto mi fa vomitare. Perché non mi amate neanche un po'? Ma io vi amo, Liz. E piangerete per me? Piangerò per voi. Non perché vi ho detto che non voglio essere vostra moglie, ma per me. Piangerò solo per voi. Grazie. Grazie. Ho bisogno soltanto delle vostre lacrime. Tutti gli altri mi possono schiacciare, punire. Non importa niente di loro, io li odio tutti. Ora andate via. Ma non posso lasciarvi in questo stato. Andate via! Ah, date questa divana. Dovete dargliela assolutamente, altrimenti mi brucerò viva. Io so soltanto che non sei stato tu. Cosa vuol dire quel tu? Certo che non sono stato io. Io ero a Mosca. Cosa stai dicendo? Chissà quante volte te lo sarei ripetuto nella tua stanza da solo. No, Ivan, no. Ivan, ascoltami, non sei stato tu. Dio mi ha mandato a dirtelo. Allora eri nella mia stanza quando lui è arrivato. Lui? Lui, altrimenti come faresti? Ivan, ma di che cosa stai parlando? Di lui! Ma no, cosa dico? È un'assurdità, cosa sto dicendo? Ivan, ascolta. Io te l'ho detto perché so che avresti creduto alle mie parole. Te l'ho detto e te lo ripeto, per tutta la vita non sei stato tu. Dio mi ha messo nel cuore l'idea di dirtelo. Alexei? Io non sopporto gli epilettici, non sopporto i profeti, tantomeno quelli mandati da Dio. Ti pregherei di lasciarmi, di non seguirmi, di non venire più a casa mia. E sono stato chiaro! Ivan, qualsiasi cosa accada, pensa a me!